Buongiorno fratelli nerazzurri e nonna, bentornati sul canale del Bauscia Nero Blu. Ciao ragazzi, in ritardo, buon mercoledì, in ritardo perché ho le palpitazioni, la partita si avvicina, siamo a poche ore dall'inizio del match. Non sono riuscito a fare il video prima perché ieri abbiamo fatto tardissimo con la live, colgo l'occasione. Grazie a tutti voi che siete stati collegati in tantissimi fino a tarda notte, perché l'abbiamo chiusa alle 2 e qualcosa. Volevo ringraziare tutti quelli che sono intervenuti, Lucrezia Capuano, Stefano Fiumicelli, l'amico Steven e gli amici Mario Inter, il mio grande amico Fabio Bergomi che ci hanno raggiunto a sorpresa perché non era programmato, e l'amico Beppe Bianconero. Vedete che quando devo pronunciare quei colori non riesco, balbetto, screccio, Bianconero, non ce la faccio, che è un mio grandissimo amico che ci ha aiutato un attimino a comprendere il solito argomento esternazione di Conte. Allora, grazie mille quindi a Renato, un esponente della curva che ci ha spiegato il significato di quello striscione che ieri appunto la curva ha messo sotto la sede dell'Inter, perché era fondamentale andare a chiarire alcuni concetti base che spero siano stati chiariti, perché qualcuno ha frainteso soprattutto la frase interisti veri, perché comunque ecco, non si vuole assolutamente fare passare questo striscione per chi non la pensa come noi e non è interista. No, si voleva solo ed esclusivamente chiarire questo e fare capire che quella frase suonava un po' come disfattisti, ok? Perché secondo noi il mister, secondo la curva, ma io mi associo, non perché faccio parte della curva, ma perché era da 3 giorni che dicevo né più né meno le stesse cose, Conte ha fatto gli interessi della nostra Inter, attaccando sì, è vero, la società, ma in una maniera propositiva. Non ci torniamo più, oggi pensiamo a una partita che è fondamentale, perché questo Inter-Getafe è fondamentale. Sembra, le voci che arrivano addirittura, ci sono voci dell'ultima ora che danno una sorta di pace, perché ieri era una tregua, oggi sta diventando una pace a livello di media tra Zhang, tra Steven e Conte. Secondo me non c'è mai stata una guerra vera e propria, ma una delle tesi che abbiamo sposato ieri insieme all'amico Bergomi, al nostro grande Fabio, può essere appunto stata quella di una sorta di accordo tra Marotta e Conte per cercare di far saltare il banco. Adesso però basta, vediamo la reazione della squadra. Reazione perché la squadra ci deve dimostrare quello che il mister ieri ha detto in conferenza fantastica, da accapponare la pelle, che ci dimostra il suo attaccamento al progetto, il suo attaccamento ai ragazzi, e fa traspirare massima concentrazione da parte di tutti. Che ne dite? Togliamo gli occhiali da tamarro, ok? Togliamoci un sole che spacca le pietre. E questo è quello che noi vogliamo vedere. Dovete ragazzi vendere la pelle, ma a carissimo prezzo, a carissimo prezzo. Partita di grinta, senso d'appartenenza e attributi. Io non sto più nella pelle, veramente ho una tensione addosso che solo le grandi occasioni in genere mi fanno venire. Finalmente è arrivato il giorno, per noi questo è il giorno più importante della stagione, perché dobbiamo veramente dimostrare, i ragazzi ci devono dimostrare tantissime cose. Magari a seguito di questa partita potremmo già iniziare a capire che tipo di strategie sono state adottate dalla squadra e dallo staff tecnico per preparare al meglio questa coppa, stavo dicendo questa fase finale, ma praticamente la fase finale inizierà dopo questa partita, e quindi
non sto veramente, sono qua che sto contando i minuti, sto contando veramente i minuti. Le notizie che arrivano sono notizie che fanno pensare a un 3-5-2, lo stesso modulo, ma sembra anche gli stessi interpreti di Bergamo che ci hanno regalato la partita perfetta. Quindi non veramente ormai non basta più fare previsioni, niente ragazzi, testa bassa, mi aspetto un'ottima prova da parte di tutti e vorrei un regalo dai ragazzi questa sera, segni chi segna, però mi sento che sarà decisivo il mio amico, io lo chiamo Piastrella, ma secondo me il Gaglia ci sblocca la partita, e se Gagliardini ci sblocca la partita, veramente il Bauscia pago pegno, vado in giro con la maglietta di Gagliardini, me la faccio arrivare da Francesco Piccolo, che ci scrivo: Gagliardini, ti chiedo umilmente perdono, e vado in giro, modello Homer Simpson quando perdeva le scommesse col suo vicino di casa e si vestiva da donna, ecco, più o meno equivale a quello. Ragazzi, allora stasera ci sarà il video dopo partita. Speriamo che sia un video dove possiamo comunque sfogare questa tensione in una maniera positiva. Io vi do l'appuntamento a dopo. Grazie mille a tutti per comunque tutto il supporto che mi date. Di Milano è il simbolo regale, il biscione dell'internazionale. Vere bene a tutti, forza Inter per stasera. Urlate ragazzi, forza Inter! La signora che... Signora! Urli, forza Inter! Signora? Forza Inter! La vede stasera? E mi ha mandato a quel paese. Forza Inter, ragazzi!